Nel mezzo di un'ondata di odio e di guerra che distrugge i valori dell'umanità e della pace, il corteo dei frati francescani e una folla di credenti provenienti da Gerusalemme, Betlemme e Gerico ha intrapreso una tradizionale processione nel luogo che era stato testimone della sanguinosa guerra del passato e sul cui terreno erano state disseminate delle mine, il luogo del battesimo, o come viene chiamato il Palazzo dei Giudei. Per celebrare il battesimo di Gesù Cristo il 7 gennaio, nella chiesa di San Giovanni Battista dei Padri Francescani, questo stesso luogo è diventato un'oasi di pace dalla quale si sono elevate al cielo preghiere e suppliche. Per noi oggi è importante essere qui perché il battesimo di Gesù è l'inizio della sua attività pubblica e noi, con il nostro battesimo, siamo chiamati ad inserirci vitalmente nel mistero di Gesù. Dunque, se lui oggi qui ha manifestato la sua gloria, è perché anche noi ci sentiamo partecipi di questa gloria, anche noi siamo figli di Dio e dobbiamo poter manifestare, mostrare, essere epifanie della gloria di Dio come lo è stata la sacratissima umanità di Gesù. Nella sua omelia fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha invitato tutti a vivere il comandamento dell'amore fino al sacrificio di noi stessi e all'amore per gli altri, come Gesù Cristo. Quest'anno la celebrazione qui ha un significato particolare perché dopo 57 anni abbiamo potuto aprire il cancello che ci porta direttamente dal santuario fino al fiume Giordano e per me questo è un segno, vuol dire che è possibile anche superare quelli che sono i linguaggi della guerra, il linguaggio delle armi ed è possibile veramente trasformare anche i campi di battaglia in campi di pace e anche in campi di preghiera e di convivenza fraterna. E io spero davvero, e oggi ho pregato per questo, e insieme abbiamo pregato per questo, che tutta la Terra Santa, che adesso purtroppo è ancora un campo di battaglia, diventi un campo di pace e diventi un campo di preghiera. Per la prima volta dall'apertura della strada, dopo averla sminata, nella chiesa di San Giovanni Battista dei Francescani, un bambino, Karam Musleh, ha ricevuto il santo battesimo e i fedeli hanno rinnovato le promesse battesimali innalzando le loro preghiere perché vi sia una pace giusta nella regione. Abbiamo scelto questo luogo santo perché nostro figlio avesse l'onore di ricevere il battesimo proprio dove fu battezzato nostro Signore Gesù Cristo. Ed è in questo luogo che una voce venne dal cielo su di lui dicendo: «Questo è il mio diletto figlio del quale mi compiaccio». Attraverso il battesimo, il Signore Gesù Cristo ha tolto i nostri peccati e ci ha dato la vita eterna. Nel luogo dove si è manifestata la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, resiste oggi la speranza di realizzare la pace in questa terra santa ferita.